Meraviglioso! E voi che vedete, vi è piaciuta la passeggiata nella New York di Scott Fitzgerald? E di Zelda Fitzgerald! È di Anna Fitzgerald, è di Fitzgerald. Insomma, quanti erano questi Fitzgerald? Milioni e milioni, come i nostri disoccupati e i nostri parlamentari politici. Allora anche il sesso dovrebbe essere come il jazz. E allora avanti, dai, ci piace farlo sempre uguale. Ok, noi donne, e non parliamo di quelle sposate, siamo abituate ad avere dei rapporti più noiosi di un pomeriggio al Brico Center, o più di una cena in pizzeria con i vecchi compagni di scuola, a più di un cambio di stagione degli armadi, e magari i nostri uomini si comportassero a letto come dei jazzisti. Ma purtroppo non hanno fantasia, non sanno improvvisare, e per quello che riguarda farlo non troppo pulito, i poveretti pensano basta, non lavarsi. Ti riferisci forse ai feticisti? Quelli che desiderano solo una voluttuosa scarpa femminile no. E devono sopportare anche che la indossa. Oddio, credo proprio che l'autore di Uomini di... Ti riferisci forse ai feticisti? Quei maschietti che per eccitarsi non sfogliano Playboy, ma i cataloghi di scarpe femminili, come ho visto fare a qualcuno di voi. Dai, per qualcuno ero io. E dove si sarebbe andate a finire se anche i nostri nonni avessero cominciato a dire amo? Stasera famolo come jazz, famolo! Vedo che qui la posizione del missionario proprio non la pratica nessuno. Una volta che li ho ascoltati da ragazzino. Ma quando eri ragazzino tu il jazz non esisteva ancora? O ti riferisci forse alla musica medievale in lingua d'oro? No, ma Francesca dai, meglio ignorante. Audace è imprevedibile. Come piacciono le donne. E si chiamava jazz. Non ci ho pensato due volte, mi ci sono buttata dentro a capofitto e da allora lui mi accompagna a tutti i miei concerti ed ogni volta che stiamo salendo sul palco non dimentica mai di dirmi "Hey baby, remember, il jazz è come il sesso, occorrono immaginazione, improvvisazione". E non deve essere troppo pulito. Jack? Aiutami a dare un voto. Qual è il più sexy fra questi due? Oh, Grace, io non do mai voti sulla biancheria intima femminile, almeno fin quando non la indosso. Dove stai andando? A un appuntamento con Tom. Sai una cosa? Non ci avevo mai pensato. Devo soltanto chiudere gli occhi e fare quello che voglio. Oh, salve, sono George Bush. Che te ne pare? Aspetta un momento, tu stai dicendo che intendi conoscere un uomo sposato da un punto di vista biblico? E anche da quello vaginale? Ma non puoi farlo! Jack, ne abbiamo già parlato! Avevi detto che era divertente e sexy! Non per te! Tu sei una donna di classe! Questo è doppiamente assurdo! Tu puoi farlo, io no! È diverso per me, perché... è perché... io... Ok, ascolta, ora ti dirò qualcosa che... non deve lasciare questa stanza, è chiaro? Non l'ho mai fatto. No! Come accadde? Ditemi.
che io, il più erudito degli avvocati, che conoscevo Blackstone e Coke quasi a memoria, che feci il più grande discorso che il tribunale avesse mai udito e scrissi un esposto che meritò l'elogio del pretore Breeze, come accadde, ditemi, che io giaccio qui, dimenticato, ignoto, mentre Chase Harry, l'ubriacone della città, ha un cippo di marmo sormontato da un'urna su cui la natura, in un capriccio d'ironia, ha seminato un cespo in fiore? Sometimes I wonder how I spend the lonely night.